Sì, chance importante, oggi se la giocherà alla grande, convocato con l'Under 21 insieme a altri protagonisti con Galano e Politano, c'è il ritorno anche di Crescenzi. Comunque adesso siamo proiettati alla squadra iniziale, saranno molti cambi nel corso della partita, ma questo non vuol dire nulla, perché l'intensità deve essere sempre massimale e questi giovani protagonisti devono dare un segnale importante a Mangia, ma soprattutto alla nazionale Under 21 e ai tanti tifosi che sono venuti oggi. Abbiamo visto inquadrato l'arbitro, che è Fabrizio Pasqua di Tivoli, gli assistenti sono Ceccarelli e Ciancaleoni, il quarto uomo è la penna della sezione di Roma. Anche la formazione dell'Under 21 B Italia con Jacobucci in porta, difesa 3 composta da Pucino, Brosco e Rosania, centrocampo Fiamozzi, Maiello, Giandonato e Ghiringhelli, in attacco Fedato, Pettinari e Improta a comporre il tridente a disposizione di Massimo Biscedda. Accennavamo precedentemente quanto importante sia stata anche in passato appunto la B Italia per i ragazzi dell'Under 21, perché proprio dalla B Italia hanno avuto poi la possibilità di fare il salto e di arrivare nella squadra più importante per la categoria. Sì, ma questo è anche merito di Piscedda, va sottolineato, un allenatore che da tanti anni milita, è iniziato diciamo giovanissimo anche lui in queste selezioni, quindi ha visto crescere tantissimi i giocatori, non solo sotto l'aspetto umano ma anche calcisticamente, quindi direi l'apporto di Piscedda è fondamentale. Massimo Piscedda, lo ricordiamo, anche commissario tecnico della nazionale Under 19. Prima del calcio d'inizio di questa sfida ci sarà l'inno di Mameli. Il saluto delle squadre schierate in campo, ecco l'inno. Abbiamo parlato precedentemente della formazione di B Italia, la selezione del commissario tecnico Massimo Piscedda, possiamo vederla in grafica per sottolineare anche l'importanza nel ruolo di regista di Giandonato, un ragazzo che sembrava avviato a un grandissimo futuro. L'anno scorso Ubaldo Righetti non è andata benissimo con il Lecce, però quest'anno si sta riscattando in Serie B con il Vicenza. Che cosa ti aspetti da questo ragazzo? Beh, la crescita è 91, è importante che in questo momento c'entra, dia un'accelerata. Molto, parte largo, ma predilige poi a centrarsi e creare situazioni nell'uno contro uno. Il lancio di Giandonato scatta in posizione regolare, Pettinari che punta all'area avversaria, ancora Pettinari, prova la conclusione con il sinistro, deviata. La deviazione di Perin, il calcio d'angolo. Con il guanto Perin ha toccato il pallone e ammette di averlo fatto con l'arbitro Pasqua, che gli ha chiesto appunto se aveva deviato o meno. Però anche in questa situazione poca comunicazione tra Sampirisi e Capuano, ancora una volta è riuscita molto bene questo lancio dietro la linea difensiva e non è la prima volta che si fa sorprendere l'Under 21. Anche perché manca Caldirola, che è un po' la guida di questa nazionale per quanto riguarda la difesa, dunque assenza importante, abbiamo detto problemi muscolari per lui, continua ad attaccare B Italia, il colpo di testa
il pallone che termina in calcio d'angolo, ha chiuso bene questa volta Sampirisi, era lì in agguato pronto a colpire da pochi passi, Fedato si deve accontentare del calcio d'angolo, subito abbattuto, lo scambio con Giandonato, ancora Fedato, prova la conclusione con il destro, Perin non riesce a bloccare il pallone e arriva il vantaggio di B Italia, segnato Pettinari, attaccante del Crotone, che ha sfruttato l'errore di Perin che non è riuscito a bloccare un pallone che non sembrava irresistibile. 1-0 per B Italia, il gol di Pettinari. Eh sì, qua troppo leggero Perin, non era un tiro irresistibile, però insidioso, raso terra, si è allungato, rivediamo la combinazione, neanche una giusta protezione da parte dei difensori, però un grave errore da parte di Perin. Prova a riscattarsi ora la Spagna, nazionale di Davis, che si è giocata a Siena, e questa nuova opportunità che gli viene concessa da titolare nell'amichevole contro l'Italia. È pronto al rilancio Jacobucci, portiere dello Spezia. Il colpo di testa tentato da Fedato, poi Pettinari riesce a mettere giù il pallone, ancora Pettinari pericolosamente in avanti, l'inserimento di Improto, il pallone per lui, arriva Fedato e il 2-0 di B Italia. Questa volta è stata davvero una bella combinazione, preparata molto bene la linea difensiva dell'Under 21, in grossa difficoltà, non solo fisicamente, contro giocatori che poi solo Pettinari può resistere all'urto in questo senso. Fedato e Improta sono giocatori che giocano molto sulla agilità e l'abilità, però in questo caso si sono mossi molto bene e meritatamente sono in vantaggio, un doppio gol. Movimento sulla panchina di Davis Mangia. Luca De Capitani, che cosa sta succedendo? Non è cambiato molto rispetto alla situazione del primo gol. Pisceda continua ad incitare i suoi a spingere sull'acceleratore. Anche in questa circostanza invece Davis Mangia ha preferito il silenzio. Primo tempo 1-2 micidiale firmato da Pettinari e da Fedato, due dei tre attaccanti che sono stati schierati da Massimo Pisceda nella partita contro l'Under 21. Bellomo prova a girarsi, punta l'area avversaria, cerca il pallone morbido sul secondo palo, pallone però colpito non bene, si alza troppo sulla traversa della porta difesa da Jacobucci. Sì, non riesce a entrare dentro l'area con uno scambio, adesso vediamo qui. Guadagna palla ora Crimi, è lui dentro l'area di rigore, va a terra, messo giù, calcio di rigore, il fallo è stato commesso da Rosania, che cercato è sembrata corretta, sì, però la decisione questa volta di Pasqua. Sorride, sorriso amaro di Massimo Pisceda, grossa ingenuità difensiva di B Italia, è andato giù. Diciamo che il tecnico di B Italia non è molto convinto della chiamata. In effetti stiamo rivedendo le immagini, diciamo che è Crimi che va a cercare il contatto. Sulle prime sembrava rigore netto, molto meno dopo questo replay che ci è stato proposto. Parte Paloschi, spiazzato Jacobucci, segna Paloschi. Accorcia le distanze l'Under 21, torna al gol Paloschi con la nazionale che è sempre stata la sua casa, anche nei momenti più complicati di questo ragazzo che ha debuttato con gol con la maglia rossonera del Milan allo stadio Meazza contro il Siena a 18 anni, poi ha avuto tante difficoltà fisiche, è passato attraverso il Parma, ora gioca con il Chievo, prova a recuperare il tempo perduto, questo gol gli può dare fiducia. Scambio fiducia perché è un giocatore... Fedato, prova di nuovo il dribbling Fedato facendo valere le proprie caratteristiche, 1-2 riesce con Pettinari, poi Fedato va a terra, la chiusura in extremis di Crimi, ma è stato davvero molto bravo Fedato. Agli esterni bravi Fedato e Improto sono giocatori che creano sempre la superiorità numerica, hanno anche la giusta personalità e coraggio ad andare a affrontare l'avversario. Tocco con un braccio ora di Brosco sul tentativo di dribbling di Florenzi, arriva il calcio di punizione in favore dell'Under 21, lo batte subito Florenzi che prova a sorprendere la linea difensiva avversaria, non ci riesce per la chiusura di Pucino. Improta, Fedato, sicuramente uno dei migliori in questa partita, anche lui autore di un gol come Pettinari. Tocco centrale proprio per Fedato, cerca il dribbling, la conclusione viene respinta da Sampirisi e da Crimi. Maiello, Pettinari, pallone in profondità per Improta e il terzo gol di B Italia, segna Improta al 41esimo, 3-1 per B Italia sull'Under 21, hanno segnato e non è un caso Ubaldo Righetti, i tre attaccanti Pettinari, Fedato e ora Improta. Sì, ma tutti fotocopia, eh?
la stessa maniera. Beh, palla. Il primo, diciamo, è stato condizionato, sì, dall'errore di Perini, quelli due successivi davvero in fotocopia. Eh sì, ma anche altre volte sono andati in porta attraverso questo tipo di manovra, attacco sempre in profondità con Pettinari che sa difendere molto bene, anche il piedino caldo giusto e qui in proda con i tempi giusti che attacca la linea difensiva centralmente, Sampirizzi e Capuano, grosse difficoltà con questi tipi di giocatori. È preannunciato Piscetta al posto di Sansone, Paloschi e Florenzi. E allora questi i cambi, vedremo naturalmente che cosa cambierà appunto nello schema anche tattico, vedremo se ci saranno delle modifiche. Ecco che stanno per essere effettuate tutte le sostituzioni, abbiamo visto l'ingresso di De Luca con il numero 18 al posto di Paloschi che ha segnato un gol su calcio di rigore, poi con la maglia numero 14 per l'under 21 Krisetic al posto di Florenzi e poi con la maglia numero 16 fa il suo ingresso in campo Galano. E ti confermo anche che la B Italia conferma almeno inizialmente il 3-4-3. Quindi si ferma Krisetic, rischia un po', gestisce con grande serenità, con grande calma questo pallone, riparte l'under 21 con Capuano, lo scatto di Sala inseguito da Brosco, finora attentissimo come in questo caso, pallone fuori, rimessa laterale in favore dell'under 21, se ne occupa Frascatore, viene incontro Bellomo, pallone restituito di prima intenzione, poi Sala uno contro uno con Fiammozzi, cerca lo spunto il calciatore dell'Amburgo, Frascatore, il cross, il colpo di testa di Brosco, il pallone che si alza sul secondo palo, esce senza difficoltà Jacobucci. Sì, sempre per vie esterne, comunque stiamo commentando l'Italia, ha provato inizialmente in primi minuti a provare qualche imbucata centrale con scambi rapidi, però lì immediatamente si è riposizionata in maniera attenta la B Italia e quindi fa sfocare l'under 21 sulle corsie esterne. Maiello. Si allunga troppo il pallone questa volta, il controllo è stato di Sampirisi, lo scambio con Perin, ancora Sampirisi. Viene incontro Krisetic, prova ad allungarsi invece Crimi, il lancio di Galano per lo scatto di Bellomo, tentano l'intesa i due talenti del Bari. Esce con sicurezza Jacobucci che ha letto benissimo l'azione, sempre molto attento il portiere dello Spezia locale convocato da Massimo Piscedda. Il dribbling di Galano per vie centrali con il sinistro, cerca lo spazio per l'imbucata, preferisce però il pallone centrale verso Krisetic, tenta dalla lunga distanza perché si è alzato il muro difensivo di B Italia, non ci sono spazio per gli azzurri costretti a giocare per linee orizzontali come ha sottolineato Righetti poco fa. Krisetic, Sala, prova la conclusione dalla lunga distanza controllata senza difficoltà da Jacobucci. Anche in questo caso discreta manovra, ti fa girare palla sempre per vie orizzontali però ti porta sempre poi alla conclusione dalla distanza, diventa facile preda per il portiere. De Luca, il colpo di tacco per Bellomo, provano a combinare in velocità i due, Bellomo ancora da lontano, questa volta il tiro è sicuramente molto più pericoloso, è bravo Jacobucci a deviare il pallone in calcio d'angolo, pallone teso partito dal destro di Bellomo, attacca l'under 21, prova a ridurre lo svantaggio sotto di due gol quando siamo arrivati al 14esimo nel corso del secondo tempo nell'amichevole di Terni. Rivediamo la conclusione di Bellomo e la parata in tuffo di Jacobucci, calcio d'angolo. La chiusura del solito Maiello per Bellomo, opportunità ora per l'under 21 con De Luca, affrontato da Pucino, il tocco centrale ancora per Bellomo, sfila, ma viene messo giù da Brosco che si scusa con l'avversario, il calcio di punizione in favore dell'under 21. Sì, è una delle poche punizioni dal limite perché le situazioni possono cambiare anche proprio attraverso queste situazioni da palla da fermo, l'Italia non è riuscita a crearsene tante. Visto l'ottimo muro che aveva creato la B Italia. Vedremo chi si occuperà di questo calcio piazzato, sul punto di battuta c'è Bellomo che è uno specialista anche nel Bari. L'unico candidato perché vicino praticamente non c'è alcun compagno che provi in qualche modo a contestare la sua battuta. Si allontana anche Sala, dunque Bellomo proverà a sorprendere Jacobucci. Parte Bellomo, pallone tagliato ed è un gol
meraviglioso di Bellomo, davvero bella esecuzione di Bellomo che conferma la sua grande abilità tecnica in generale e in particolare sui calci piazzati. 2-3, accorcia le distanze l'Under 21. L'ha preparata molto bene, è stato bello proprio che la squadra l'ha lasciato solo, immerso nella sua concentrazione personale. Qui ha calciato molto bene con la giusta intensità e ha sfiorato il palo sul set proprio. Non c'erano dubbi sul fatto che dovesse tirare lui, l'abbiamo detto, perché sostanzialmente di solito magari ci sono 2-3 giocatori che si avvicinano al punto di battuta. Bellomo tra l'altro è all'esordio con l'Under 21, intanto prova ben ci venga dalla lunga distanza e dunque poteva essere messa in discussione questa sua possibilità di calciare da posizione davvero invitante. Non è successo perché inevitabilmente tutti conoscono, sanno la qualità di questo calciatore in occasione dei calci piazzati, gli è stata data carta bianca e lui l'ha sfruttata alla grande disegnando questo gol meraviglioso su punizione, pallone imprendibile per Jacobucci e Under 21 che di nuovo torna in partita, si avvicina uno contro uno con Donati, converge verso il centro, cerca lo spazio, il pallone in mezzo per Improta, il sinistro di Improta ed è un altro gran gol, doppietta personale per l'attaccante della Juve Stabia, ma azione splendida di Dumitru, si è fatta sorprendere ancora una volta, sempre allo stesso modo, la difesa di Davis Mangia. Sì, cambia la marcatura ma non cambia l'impostazione di attaccare la profondità da parte di Improta, abilissimo, bravo con Dumitru a difendere palla, a convergere centralmente, qui rivediamo l'azione, concentra su di sé tre giocatori, lascia una situazione di uno contro uno, Crescenzi si è fatto sorprendere, ma Improta ha dimostrato importanti abilità proprio nella scelta del tempo per attaccare lo spazio. Molto bravo. 4-2 per B Italia sull'Under 21, un'altra volta azione costruita dai giocatori d'attacco di Massimo Piscedda, giocatori